Il giro del mondo in un quiz! Benvenuti al Super Bernoccolo Quiz! Ecco la prima domanda! Secondo voi è possibile riuscire a saltare più in alto del Monte Fuji? Saltare più in alto del Monte Fuji? È impossibile! Coraggio, il tempo sta per scadere! 3, 2, 1... Tempo scaduto! La risposta corretta è... basta un piccolo saltello! Dopotutto il Monte Fuji non può saltare! Ma che risposta è? Era un indovinello! Avete vinto un bel bernoccolo! Aia! Grazie amici, domani giochiamo di nuovo! Davvero, Doraemon è un gioco inventato da Gian, non ha senso! Sembra molto divertente, invece! Divertente, dici? Di questo passo avrò la testa piena di bernoccoli! Senti, Doraemon, non hai un ciuschi che serve a rispondere a tutte le domande di un quiz? No, Nobita, non esiste! Il divertimento sta proprio nel dover pensare alle risposte esatte! Ma conosco un modo per riuscire a vincere! Coraggio, esercitiamoci un po'! La macchina aguzza l'ingegno! È un divertentissimo gioco d'azione che viene dal futuro. E che cos'è un gioco d'azione? Devi superare le prove che ti propone questa macchina usando i ciuschi e l'ingegno. Non ci ho capito molto, ma mi sembra divertente. Se superi la prova, vinci una medaglia d'oro. Ma se fallisci, sarai colpito da un fulmine. Su, coraggio, sarà divertente, anzi elettrizzante. Ok, sono pronto! Bene, aziona la macchina e inizia a giocare! Aguzza l'ingegno! Prima prova! Prima prova? Nuota nell'oceano senza spostarti da dove sei! Cosa? E come faccio? È impossibile! Non posso nuotare nell'oceano senza spostarmi dal centro di Tokyo! Certo che puoi! Io conosco già la risposta! Pensaci bene, hai soltanto 30 secondi! Forza, Nobita, ricorda, puoi usare un gadget dal futuro! Sì, ma quale? Te lo dico io, la cintura del tempo! Questo ciuschi ti permette di viaggiare avanti o indietro nel tempo senza spostarti fisicamente! Ma sei proprio una schiappa! Aia, basta, ci rinuncio! Ora ti mostro io la soluzione! La cintura del tempo! E adesso che cosa facciamo? Viaggeremo nel tempo senza spostarci di un centimetro! In un lontano passato, la zona su cui sorge Tokyo era situata sul fondo dell'oceano. È bastato tornare indietro nel tempo. Basta, sono stufo! Accidenti, come è saltato in mente a Doraemon di tirare fuori quella macchina infernale? Ma che ho fatto? Non puoi abbandonare il gioco. Il regolamento prevede che tu ti sottoponga a 4 prove, Nobita. Cosa? Non avevi detto nulla del genere? Ti prego, io non voglio più giocare. Mi dispiace, ma non posso farci niente. Però puoi sempre usare il pulsante aiuto. E cosa sarebbe? Se schiacci il pulsante aiuto, puoi ricorrere alla collaborazione di qualcuno. In cambio, però... Davvero? Benissimo, lo schiaccio! Richiesta d'aiuto! Puoi chiedere aiuto a uno dei tuoi compagni di scuola. Evviva! Mi sa che non hai letto tutto. Se non riesci a superare la prova, il fulmine sarà 5 volte più potente! A chi hai intenzione di chiedere aiuto? Che domande? A Dekisugi, è lui il primo della classe! Eccolo, è lui! Ciao, Gian! Oh, ciao, Nobita! Perché non giochiamo ancora al Super Bernoccolo qui? Scusa, ma non posso! Adesso sto partecipando a un altro gioco! Un altro gioco, hai detto? No, volevo dire, ecco... Sembra molto divertente! Coraggio, ti aiuto io, giochiamo! Cosa? Certo, lascia fare a me! Lo sai che sono un genio in queste cose! Con me al tuo fianco vincerai la medaglia d'oro! Certo! Avanti, azionate la macchina insieme! Ok!
Aguzza l'ingegno! Seconda prova! Forza dalla me! Seconda prova. Fa un giro del pianeta da est a ovest in meno di un minuto. È impossibile per un essere umano fare una cosa del genere! Invece no, ho io la soluzione! Dici davvero? Forza, Doraemon! Dammi subito un jet supersonico o un satellite spaziale! Oh. Mi dispiace, ma non ti servirebbero a niente, Gian! Come? Uffa! Trovato! Userò la torcia d'ingrandimento! Diventerò gigante e potrò camminare intorno alla Terra! Ma cosa dici? Il pianeta non reggerebbe il peso di una persona di tali dimensioni! Gian, il tempo sta per scadere! Lo so, lasciami pensare! 4, 3, 2, la vuoi smettere? Aia! Gian, è tutta colpa tua! Che impiastri, vi darò io la soluzione! Perché hai usato la docco da bomborda? Dove siamo? Ecco fatto! Ragazzi, ci troviamo al Polo Narnia! Perché siamo venuti qui? La prova consiste nel fare un giro della Terra da est a ovest, giusto? Non è precisato che si debba partire da un punto esatto. Vi basterà fare una corsetta intorno a questa bandierina e avrete fatto un giro del mondo in meno di un minuto! Da soli non ci saremmo mai arrivati! Terza prova! Questa volta troverò la soluzione, vedrete! Devi farcela, Gian! Devi correre a una velocità superiore ai 1500 km orari. Ma certo, Doraemon, viaggeremo usando il copter. No, non puoi volare, devi correre. Tranquilli, ci penso io. Pronti? Via! Vado bene? Stai correndo sì e no a 10 km all'ora. Come? Devo raggiungere 1500 km orari! Forza, non mollare, Gian! Io credevo di avercela quasi fatta. Oh, povero me! E adesso dove ci hai portato? Ci troviamo esattamente sulla linea dell'equatore. Non dovete fare altro che correre verso est. Davvero? Perché? La Terra compie una rotazione sul proprio asse in 24 ore. Cioè, chiunque si trovi sulla sua superficie si muove insieme ad essa, mi seguite? All'equatore la velocità di rotazione supera i 1500 km orari. Non dovete fare altro che correre lungo la linea dell'equatore. Così supererete la velocità di 1500 km orari. Ma questa prova era decisamente molto difficile. Lo sapevo che dovevo chiedere aiuto a Dekisugi. Scusa? Ora ti faccio vedere io chi è il re del quiz. Ultima prova! Guarda, c'è qualcosa! E questa cos'è? Scatta una foto usando questa fotocamera a luce solare. Ricorda, deve essere esposta al sole per 30 ore consecutive. Se diventa buio, la pellicola tornerà al suo stato originale. Cosa? Doraemon, cos'è una fotocamera a luce solare? È una macchina fotografica che riesce a imprimere un'immagine sulla pellicola usando solo la luce del sole. E come facciamo a esporre la pellicola alla luce del sole per 30 ore consecutive? Non esiste nessun posto dove il giorno duri così a lungo. Ho trovato! Possiamo andare in un solarium. Ottima idea, Gian! Ma perché? Ci viene colpiti da un fulmine anche quando la soluzione proposta è troppo ridicola. Possiamo puntarla verso il sole e correre senza fermarci mai. La so io, andremo sul sole. Dovete scattare una foto, non bruciare vivi, sciocchi. Coraggio, concentratevi, non è difficile. C'è un posto sulla Terra dove il sole non tramonta mai. Sforzatevi, sono sicuro che ci arriverete. Che tu sia leone o gazzella. Leone o gazzella? Comincia a correre! Gian, fermati! Arriverò fino in capo al mondo! Cosa? Ma dove vuoi andare? Si può sapere? In Antartide! Quella macchina qui non ci troverà di sicuro! Oh!
5, 4, 3. No, basta, 2, ti prego. 1. Ottimo! Risposta esatta! Bravi, ce l'avete fatta! In Antartide adesso è estate, perciò il sole non tramonta mai! Cosa? Wow! Abbiamo vinto! Che ti avevo detto? Sono un genio, sono un genio! Sono il re dei quiz! Ok, ce lo dici tu! Per me è stato un colpo di fortuna!